signore e signori, Marc Márquez. Ciao a tutti. Penso che possiamo fare una bella stagione e proviamo di fare divertire a Fausto di qua. Sicuramente il reporto non è come un compagno di squadra normale, sai, è una cosa diversa, l'abbiamo fatto già nel 2020, ma lui è stato sfortunato. Ma dai, sappiamo che sarà una stagione molto importante, molto bella per il team e si deve creare quell'atmosfera magica che dico io, che dopo ti fa andare molto forte in pista. Sì, sì, è stata una scelta molto molto difficile, ho preso tanto tempo e qualche dubbio grande di farlo o no, ma alla fine ho pensato con la testa, il cuore evidentemente quando sei 11 anni con un team ti dice il team, la gente, i miei amici sono là, ma comunque quando ho scelto questa di venire al Gresini Team, che è quel team che ha rispettato il mio tempo, era convinto e sono convinto di che è la scelta giusta e questo è importante. Ho stato con tutto il team questi giorni e piano piano iniziamo a avere fiducia e questo sarà importante anche per il test di Malesia, Qatar e provare di essere felice che questo aiuta tanto. Adesso abbiamo tanto lavoro al test di Malesia, Qatar, per capire la moto, il tecnico anche capire il tecnico anche deve capire il mio cambiamento e di là abbiamo tanto lavoro per capire cosa ci serve quando, perché saranno i problemi a differente gare. È un momento molto diverso, alla carriera sportiva sempre arrivava gente alla Honda e quando arrivi a una factory punti a quello che va più veloce e la gente puntava a me e provava ad imparare di me. Adesso è inversa, arrivo a una moto, alla Ducati, al team Gresini, dove è Bagnaia e Martin che sono molto forti, il campione del mondo ha guidato questa moto e adesso sono io che devo imparare da loro, perché loro hanno tanta esperienza con questa moto e sarà molto difficile, ma allo stesso momento divertente di imparare da altri piloti. E mentalmente sono molto contento, felice, questo aiuta tanto. Fisicamente sempre voglio di più, ma sono meglio, abbastanza meglio di questi quattro ultimi anni. Ho fatto un inverno normale, che dal 2018 non facevo un inverno normale. Questa volta ho fatto un inverno normale, mi ho allenato bene, mi sto allenando ancora, manca un mese e mezzo per la prima gara più o meno e abbiamo tempo per continuare lavorando. Penso che possiamo fare una bella stagione e proviamo di fare divertire a Fausto di qua.